Un regalo speciale è arrivato direttamente dal Quirinale, nella lettera del presidente Mattarella, che ha saputo che il bimbo da grande vorrebbe poter prendere il suo posto al Quirinale. Sentiamo Ivan Epicoco. Si va a scuola solo un giorno a settimana, il mercoledì. A scuola si fa solo ginnastica. Con un programma elettorale così, il piccolo Mattia probabilmente prenderebbe i voti di molti bambini. Tuttavia, il suo desiderio di diventare un giorno Presidente della Repubblica non è uno scherzo, ma un sogno nato durante una visita in Consiglio Comunale a Modena, coltivato durante il lockdown, seguendo in TV le vicende politiche, i telegiornali, le maratone elettorali e culminato in un suo manifesto per i bambini. La malattia che lo costringe su una sedia a rotelle non ha certo frenato la sua determinazione, che ha colpito anche il Presidente Mattarella, che per il suo compleanno gli ha inviato un affettuoso messaggio di auguri con il suo incoraggiamento. Una sorpresa inattesa, come racconta Debora, la mamma di Mattia. Abbiamo aperto la cassetta della posta e abbiamo visto questa lettera e non è stato fantastico. Ecco. Gli augurava felicità con i suoi amici e che questo era il primo passo per ottenere tutti i risultati che lui vorrà ottenere nella vita. A una festa così speciale come quella per il 10° compleanno di Mattia non potevano mancare i compagni di scuola, le maestre, ma anche il sindaco di Modena, che gli ha passato la fascia tricolore, e Alessandra Camporota, prefetto della città.